Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Prosegue il nostro viaggio nel calcio di provincia e nelle imprese che alcune squadre storiche della Serie A, che non fanno però parte del consueto circuito delle big, hanno compiuto nel massimo campionato. Racconteremo sei partite storiche in cui Davide ha proverbialmente battuto Golia. Imprese di provincia. Clamoroso Alcibali. Una frase entrata nell'immaginario collettivo, attribuita a Sandro Ciotti durante la cronaca alla radio, della sfida tra gli etnei e i nerazzurri, un 2-0 clamoroso considerando il contesto del campionato, con l'Inter che rincorreva la Juventus per il titolo dopo l'annullamento della sfida nello scontro diretto. Il Catania però non aveva intenzione di fare sconti, sconfitti 5-0 all'andata, curiosamente in una sfida con ben 4 autoreti. Gli etnei presero male le battute del mago Elenio Herrera, che definì i siciliani una squadra di post-telegrafonici. Si parlò anche di un premio a vincere rifiutato dalla formazione rosso-azzurra, ma furono i gol di Castellazzi e Calvanese a decidere la partita. Su chi pronunciò la famosa frase clamorosa Alcibali per annunciare la vittoria del Catania regna ancora il mistero. In molti dicono che non fu Sandro Ciotti, ma uno tra Ezio Luzzi e Nuccio Poleo. Sicuramente fu una locuzione che entrò per sempre nel vocabolario sportivo italiano. La papera e lo scudetto. In molti lo ricordano come il giorno in cui di fatto finì la grande Inter. I nerazzurri, dopo 3 scudetti e 2 coppe dei campioni vinte tra il 1963 e il 1966, si giocano lo scudetto all'ultima giornata in una sfida testa a testa con la Juventus. I bianconeri battono la Lazio in casa, mentre i nerazzurri crollano a Mantova a causa di uno degli artefici principali delle imprese dell'Inter del Mago. Si tratta di Giuliano Sarti. Il portiere si butta praticamente il pallone in rete da solo, nel tentativo di intercettarlo sul palo, su un cross di Beniamino Di Giacomo, senza velleità apparenti. I virgiliani chiudono con un brillante nono posto in campionato, curiosamente segnato da 22 pareggi in 34 partite, con Dino Zoff tra i pali. L'Inter chiude un ciclo irripetibile e questa macchia pesò oltremodo sulla carriera di un campione straordinario come Sarti. Il miracolo di Masnago. Da un Herrera Elenio a un altro Eriberto, che vide dalla panchina i suoi bianconeri strapazzati da un uragano, quello varesino, con tripletta di Anastasi, poi pronto a scrivere pagine di storia proprio con la maglia della Juventus. Ma era anche il varese di Armando Picchi, di Sogliano e Maroso, di Cresci, Mereghetti e Tamburini. A Masnago, dove sorge lo stadio dedicato all'eroe del grande Torino Franco Ossola, la ricordano come la giornata più gloriosa della storia del club, come ricordato anche dallo stesso Anastasi. Quella vittoria fu memorabile, ma ci rendemmo conto dell'impresa compiuta solo negli spogliatoi al termine della partita. Prima di giocare, pensare a un 5-0 contro la Juve era una cosa inimmaginabile. E riguardando oggi quel Varese, mi viene da dire che tutta l'annata fu irripetibile, imbattuti in casa, settimi alla fine, tutto un sogno. Lupo mangia diavolo. Non tutti sanno che lo stadio Partenio di Avellino è il grande tabù del Milan. 7 coppe dei campioni e 18 scudetti nella storia rossonera, ma in 8 precedenti in Irpinia e in Serie A non è mai arrivata una vittoria. L'Avellino nella stagione 1978-79 gioca per la prima volta in Serie A e ospita i rossoneri primi in classifica. Stadio strapieno, oltre 40.000 spettatori per attendere i rossoneri di Rivera, destinati in quella stagione a conquistare lo scudetto della Stella. A decidere la contesa è un colpo di testa di Vincenzo Romano, con gli irpini allenati da Rino Marchesi che firmarono un'impresa decisiva per la prima salvezza della loro storia, che aprì un ciclo lungo 10 anni consecutivi nella massima serie. E siamo al gol dell'Avellino. Una punizione battuta da Mario Piga per fallo su Tosetto, la testa di Romano, un difensore, per molti era Montesi,
e l'Avellino è passato in vantaggio. Dopodiché la partita non è stata la partita di una squadra che si difendeva o difendeva la vittoria, ma è stata la partita di una squadra che voleva continuare a giocare. Palanca, palanca, palanca. È probabilmente il giorno in cui Massimo Palanca diventò Orei a Catanzaro. I calabresi alla fine degli anni 70 si affacciano spesso in Serie A, ma quello diventa un campionato di consolidamento nella massima serie. L'impresa Roma viene ricordata con grande affetto per la performance del piccolo attaccante, che dopo 5 minuti fa il suo esordio col suo marchio di fabbrica. Gol direttamente da calcio d'angolo, una prodezza riuscita 13 volte in carriera a Palanca. Pareggia Di Bartolomei per i capitolini, ma Palanca andrà a segno altre due volte, segnando una giornata indelebile per la sua carriera e per tutti i tifosi catanzaresi. Collegata con l'Olimpico, sembravano che i tempi cupi per la Roma fossero finiti, ecco che invece è arrivata cocente, secca la sconfitta ad opera del Catanzaro. Un Catanzaro naturalmente che è apparso un mostro in questo Olimpico. L'eroe della giornata è stato Palanca. Vediamo il filmato di questa partita, se lo permettono naturalmente questi ragazzi un po' maleducati. Comunque possiamo vedere le immagini. In questo, ecco il primo gol di Palanca. Ed è un gol sul calcio d'angolo, è uno specialista Palanca su questi gol. Adesso vediamo l'azione del rigore della Roma ad opera di Zanini, che ha atterrato Rocca, ed è il rigore di Di Bartolomei, è il primo rigore in favore della Roma in questo campionato. Ancora un errore di Spinosi ed ecco Palanca che è stato prontissimo a mettere in rete, a punire Conti con questo tiro violentissimo sulla sinistra. Ed ecco ancora Palanca al secondo tempo, aspetta l'uscita di Conti, non fida, è la terza. Benvenuti a Zemanlandia. Zemanlandia è già una realtà nel 1992. Nella stagione precedente il Foggia di Baiano, Signori, Rambaudi e tanti altri talenti ha regalato spettacolo, salvandosi comodamente con un gioco spettacolare e spregiudicato sotto la guida del tecnico Boehm. Manca però lo scalpo della vecchia signora, che sembra impossibile da ottenere nella stagione in cui, dopo le tante cessioni estive, i Satanelli sembrano destinati alla retrocessione. La squadra ritrova invece la brillantezza dell'anno passato e con i gol di Bresciani e Mandelli fa impazzire lo Zaccheria. I pugliesi avevano battuto i bianconeri solo una volta nella loro storia prima di quell'occasione, il 23 maggio del 1965. E tu? Ricordi altre imprese di provincia che meritano di essere citate? Segnalacele nei commenti e potrebbe arrivare un secondo capitolo di questo video. E naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!